Beh, stasera è facile. Stasera è facilissimo. Proprio una banalità incredibile. È più difficile quando la Juve non vince, o quando la Juve perde direttamente, quando si pareggia, quando si gioca male. Lì è veramente difficile. Lì è difficile metterci la faccia e dire sempre che ci si deve credere in questa squadra, che il calcio e il tifo deve essere un'altra roba. E quindi oggi non vado a criticare quelli che non ci credono, che criticano la Juve. Oggi vado ad esaltare voi. Te, tu, proprio tu che ci hai sempre creduto come me, che mi hai sempre commentato nei video dicendo bravo Luca, questo è il modo di vedere la partita, questo è il modo di seguire il calcio. Ce l'ho con te, bravo. Questa è la tua vittoria. Goditela, goditela. Perché bisogna godersi le serate come questa. La prossima partita potrebbe andare male, malissimo. Ma questa sera tu e tanti altri come te e come me possono veramente essere su di giri, galvanizzati, proprio. Da Dio, OneFootball qui sotto in descrizione, scaricatelo immediatamente, adesso, fatelo, 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 che ci sono tutti i post partita, e poi c'è il Genoa, ma quello è un altro discorso, ci sono ancora i post partita, e ancora post partita, bisognerà leggere altri post partita per un sacco. Post partita OneFootball, completamente gratis sui vostri smartphone, ragazzi, vi chiedo 3000 like per le pagelle, mi sembra un numero molto molto facile da raggiungere per questo contenuto, e vi dico anche che questa sera uscirà anche la live reaction a questo Barcellona Juventus 0-3. Merito della felpa, lo abbiamo detto in live. Merito della felpa, è inutile. Allora, standard che va dal, direi, 6 e mezzo in su. Minimo 6 e mezzo. Minimo. Poi ci pensiamo. Buffon, gli do 7. Non gli do 6 e mezzo. Un secondo che metto in pausa Sky. Che c'è Pirlo che sta parlando, me lo voglio ascoltare con calma dopo. 7 Buffon. 7 perché. Si era un po' visto che la gente non era contentissima. Ma come Buffon? Perché Pirlo scandaloso con gli amici, fa giocare gli amici, i senatori. 7 Buffon. 7 Buffon a 40.000 anni contro Messi. Clean sheet col Barcellona. Le ultime due volte che andiamo a giocare al Camp Nou usciamo con 0 gol subiti. La prima c'ero, quello dello 0-0. Io ero presente al Camp Nou quella volta. Ovviamente oggi no, sarebbe stata ancora più goduria. Però veramente tanta tanta roba. Quindi 7 Buffon decisivo questa sera. Decisivo, super decisivo questa sera. Sono contentissimo che Gigi abbia potuto vivere una serata europea come questa. Forse potrebbe essere paradossalmente l'ultima o comunque una delle ultimissime serate europee da protagonista di Buffon. 7. De Ligt, Bonucci, Danilo. Cosa gli dai? Cosa gli dai? 6 e mezzo. A tutti, a tutti. O dal 6 al 7, dal 6 al 7 a tutti. Veramente, il Barcellona avrà fatto dei tiri, sì, perché se vai a vedere le statistiche ha tirato io tante volte, anche in porta tante volte, ma mai pericoloso. Mai. Errori veri e propri, mi viene in mente uno di De Ligt sul quale poi ha tirato Griezmann fuori e basta. Danilo ha fatto un'ottima partita, secondo me, di attenzione e concentrazione bellissima. Bonucci la solita partita, anche qualche lancio interessante a trovare l'uomo smarcato tra le linee. Ottimi, dal 6 a 7, tutti. Alexandro, 6 e mezzo. Forse quello, se devo proprio scegliere quello che mi è piaciuto meno, insieme a Ramsey, dico Alexandro. Però un giocatore che ha fatto una partita di tutta corsa, se vogliamo un po' impreciso. Ma quanta corsa? Ma quanto ha corso Alexandro? Era fuori da una marea di tempo. Eccolo, in Champions col Barcellona. Rimaneggiato? Sì, chi se ne frega, ma noi guardiamo la Juventus. Esaltiamo la Juventus, parliamo della Juventus. Quando c'è da criticare, l'abbiamo sempre criticata. Questa sera bisogna esaltare le prestazioni dei ragazzi, perché abbiamo visto che certe cose le sappiamo fare. Quindi Alexandro, prestazione super onesta, insieme a Ramsey, appunto uno dei due peggiori in campo, se vogliamo, perché Ramsey ancora faccio fatica a vederlo veramente nel vivo del gioco, cosa che invece era accaduta all'inizio dell'anno. Però vi dico, e come vi ho già detto, che quella di ieri sera, di stasera, dato che sto registrando ora, è stato un 3-5-2 con Arthur davanti alla difesa e Ramsey e McKennie sulle mezze ali. Quindi veramente un'invenzione tattica di Pirlo. Invenzione, non ha inventato niente, però rivoluzionata la formazione tipo della Juventus. Ramsey e McKennie sono due dei pochi che si buttano veramente dentro, vanno a occupare l'area di rigore. Infatti c'è stato un momento della partita che eravamo 5 in area di rigore, Alexandro che c'ha il cross, Cristiano Ronaldo, Morata, McKennie, Ramsey e Cuadrado a colpire di testa, e non è il gol di McKennie, è l'azione prima, segno che ne abbiamo provata più volte questa cosa. E quel signore lì che sto vedendo, Andrea Pirlo, il nostro mister, il nostro allenatore, era quello che aveva sempre detto nella tesi. Questa sera abbiamo esattamente visto la Juventus di Pirlo descritta nella tesi, quel progetto che quando l'abbiamo letta insieme la Juventus ci abbiamo detto: ma come cazzo facciamo a metterla
in pratica, come facciamo a farla vedere davvero una realtà? Sembrava impossibile, stasera ci siamo riusciti e ci siamo riusciti contro il Barcellona, miglior partita stagionale fino adesso. Allucinante la partita che abbiamo visto, bellissima. Me la vorrei riguardare all'infinito tutta notte. Domani devo andare a lavorare, ci vado in after perché me la riguardo altre 2-3 volte. A rallentatore, dal gran che la voglio rivedere. Quindi Ramsey non mi è piaciuto tantissimo, anche lui 6,5 però, perché ve l'ho detto, promessa, si parte da 6,5. Arthur 7, pieno, a livello tattico insostituibile. Non si può, cioè, imprescindibile a casa sua, la rivincita della plusvalenza, il bidonazzo Arthur plusvalenza e basta. Invece Pjanic era il fenomeno campione che, quando abbiamo detto, ragazzi, un anno che non gioca, si vede che vuole andare via. No, non è vero, invece Arthur è scarso. 7 in pagella, 7, imprescindibile, fantastico. Veramente un'intelligenza calcistica superiore. McKenny. Weston ti amo. Questo è un coming out ufficiale, Weston ti amo. Perché una mezza rovesciata al Camp Nou, dopo avermi risolto anche il derby, l'ho detto in live, e questa sera lo vedrete nella live reaction, veramente la mia reazione, sono impazzito al gol di McKennie. Il gol di McKennie è il gol al cui ho esultato di più in tutta la stagione. Un gol incredibile, che mi ha dato un senso di libertà, di tranquillità, e proprio avete presente quando ti scatta quella scintilla e dici, va tutto bene stasera. Io quella scintilla l'ho avuta al gol di McKennie. Perché l'avevo già capita che era una serata come questa. Poi abbiamo sofferto tutti insieme, ma dentro di me, al gol di McKennie, ho detto, stasera ci divertiamo. Weston, 8. Ti posso dare 8. Ti voglio dare 8. 8. Partita allucinante. Quadrado, l'ennesima partita di livello di Quadrado. L'asset a McKennie è una delizia, un cioccolatino bellissimo, fantastico, splendido. 7,5 Quadrado. Toh. Bam. Te la butto lì. Morata. T'ho già detto, Alvaro Morata, il video bisogna prenderlo, farlo vedere a tutte le scuole calcio nel mondo e dire, vuoi fare l'attaccante? Gioca così. Gli 80 minuti di Alvaro Morata contro il Barcellona. Fine. 7 anche a Morata. Partita incredibile, 6 gol in 6 partite in Champions League. Non ha segnato soltanto al Barcellona tra l'andata e ritorno, anche se l'andata in realtà ne aveva fatti 3. Annullati, per fuori gioco. Va bene, 6 gol in 6 partite e 4 in 4 per Ronaldo che stasera ne fa 2. Il problema di Ronaldo stasera, ragazzi, il problema di Randy Ronaldo, a me stanno arrivando mille messaggi, tutti a tema Juve, tutti a tema Juve. Il voto di Ronaldo è difficile perché gli devi valutare l'occhio della tigre. Si era visto al primissimo istante quando è stato inquadrato al primo minuto di gioco, lo 0-0, prende mentre si batteva il calcio d'inizio. In live l'ho detto, guardate la faccia di Ronaldo, preparatevi perché questa, guardando la faccia di Ronaldo, è una di quelle serate di Champions. È una di quelle serate di Champions, se lo è stata. E la rappresentazione massima è quel recupero su Messi. E il fatto che andava a fare il terzino un po' a destra, un po' a sinistra, in anticipo. Io non l'ho mai visto questo Cristiano Ronaldo. Io questo Cristiano Ronaldo, che fa questo lavoro, non l'ho mai visto. Mai. Mai. Quindi cosa gli dai? 7 è poco. 7,5 è poco. Gli do 8 più. Voglio dare il migliore in campo a Cristiano, non a McKennie. Scusa Weston, te l'ho detto, ti amo. Rimane valido il mio sentimento. Ma per quello che mi ha fatto vedere, mi ha passato Cristiano Ronaldo e mi ha dimostrato ancora una volta. Ed è incredibile perché è difficile dire Cristiano Ronaldo mi ha dimostrato qualcosa in più rispetto a quello che mi ha sempre fatto vedere. Non smette mai di stupirmi. Allucinante. 8 più, migliore in campo. Migliore in campo. Poi passiamo ai subentrati. Allora, Bentancur e Rabiot. Rabiot non mi sembra entrato tranquillissimo, nemmeno Bentancur, però ehi, rimaniamo di quel discorso. Magari caliamo, diamo 6 ai subentrati. Tutti, va bene, do tutti, anche se quelli senza voto. Bentancur mi è piaciuto un po' la gara che ci ha messo, anche se un paio di volte l'ho visto addormentato. Invece Rabiot era un po' sconsolato, un po' perso, non ho capito esattamente cosa avesse. Dybala e Chiesa facevano un po' fatica a tenere sul pallone verso la fine, quando è stato sostituito Cristiano Ronaldo che va a abbracciare Pirlo, e questa è una cosa bellissima secondo me. E invece Bernardeschi ha fatto la sua onesta partita, è entrato, si è messo lì nel suo ruolo naturale, tutto ok. Quindi diamo 6 a tutti, va bene, tanto hanno giocato 20 minuti, quello che ha giocato di più dei subentrati. Passiamo a Pirlo, quello che... Quando è che fa i cambi? Quante volte l'abbiamo detto in live? Io ero dell'idea che potesse anche non farli. Potevi non farli, Andrew.
andava benissimo così, eravamo in transagonisti, che la squadra volava, viaggiava, c'era tutto lei. Allucinante. L'ho detto prima, hai messo in pratica la tesi. Allucinante. Allucinante. Riuscirai a replicarla? Perché adesso lo standard diventa questo, sai come funziona, no? Adesso lo standard è questo. Abbiamo giocato fino adesso qua. Adesso abbiamo giocato qua, lo standard è questo. Se scendiamo sotto lo standard, la gente poi si incazza. Percorso di crescita. Bellissimo, fino adesso. Penso che questo sia l'apice. Ora non dico che è da mantenere, ma ad avvicinarci sempre a qualcosa di questo tipo. Avevamo parlato di cuore. Stasera il cuore si è visto. Si è vista anche la tattica. Si è vista anche la tecnica. Si è vista anche l'intelligenza. Si è vista la voglia. Si è vista la corsa. Tante cose che, ragazzi, non si vedevano da non so quanti anni. Non ho idea di quanti anni. Infatti, tutte le volte ve lo dicevo, questa Juve ce li ha dei punti forti. E ha dei punti deboli. Se saremo bravi a prendere i punti deboli e dire vaffanculo, andate via, e tenere i punti forti, ci divertiamo. E questa, ricordiamoci, il famoso anno di transizione, la famosa base, il famoso anno zero. E il primo posto nel girone davanti al Barcellona, perdendo una partita e vincendone 5. E insomma, con due attaccanti che fanno 10 gol in 2. E insomma, il discorso è uno. Credo che Pirlo ormai abbia capito i giocatori che ha a disposizione. E abbia capito chi può fare il suo gioco e chi può farlo meno. Non dico non possa farlo, chi può farlo meno. E siamo sempre lì. Bonucci, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Arthur, Rabiot, anche se non era titolare questa sera, Morata, Ronaldo. E ne avanzano due, che sono l'esterno di sinistra, quindi uno tra Chiesa e Alessandro, e il trequartista, che probabilmente è Ramsey, ma io in questo momento aggiungo McKenny, che secondo me è difficile da togliere ai titolari in questo momento, McKenny. Oh, se c'è qualcuno che ci può riuscire, poi bravo lui. Però secondo me è molto complicata. E a maggior ragione mi viene da dire che a gennaio un centrocampista va preso. E poi dovesse essere quel Paul Pogba, che da quanto ho capito a Manchester non ci vuole più rimanere. Ne parliamo in un altro video. Ovviamente non penso che Pogba possa arrivare a gennaio. Però, ripeto, non arriva a gennaio, però, e ne parliamo con calma poi. Ma anche se fosse Locatelli, anche se fosse De Paul, uno in più a centrocampo, ci serve, soprattutto se continueremo con questo 3-5-2. Equilibrio, stasera è equilibrio, Cuadrado Alessandro e tre a centrocampo, e due davanti, che diventava 4-4-2 in fase di non possesso. Equilibrio, stasera una Juve equilibrata, una Juve vogliosa, una Juve grintosa, una Juve sborrevole, mi passate il termine? Ogni tanto mi tocca essere un po' meno professionale e un po' più terra-terra. Sono contentissimo. E non vedo l'ora di portarvi la live reaction, perché la live reaction sarà una roba atomica. E quindi intesi, 3000 like a questo video. Voglio le vostre pagelle qui sotto. Lo so, è un video più breve del solito. Di solito le pagelle sono lunghissime. Stasera non c'era niente da dire, è andato tutto bene. Non so cosa dirvi, è andato tutto bene. Quindi possiamo solo festeggiare. E vi beccate anche le pagelle più corte, ma anche il doppio video. Ragazzi, sono contentissimo.